Presidente. Questa mozione arriva dopo anni che era stata presentata e che rilevava una penuria di personale in una struttura che è fondamentale per l'amministrazione capitolina, non soltanto perché conserva l'archivio storico capitolino, conserva le memorie della città che risalgono a secoli fa, ma perché al suo interno lavorano delle persone che hanno professionalità e che sono essenziali per la vita quotidiana della città. Dopo 3 anni devo dire che questa mozione è quanto mai attuale ed è, anzi oggi abbiamo una consapevolezza ulteriore della necessità che sia portata nuova linfa a quella compagine di dipendenti che ha delle specializzazioni in campo archivistico, perché la situazione della conservazione e tutela del patrimonio documentale capitolino non riguarda soltanto il patrimonio storico che è ben conservato e tutelato nella sede dell'archivio storico stesso, ma riguarda tutta la quantità di materiale documentale prodotto dall'amministrazione capitolina negli ultimi 40 se non 50 anni, che versa in condizioni drammatiche per quello che riguarda la sua tutela e conservazione. E sto parlando anche della conservazione e tutela dei documenti correnti, dei documenti non solo che vanno conservati come memoria, ma dei documenti che vanno conservati perché sono di consultazione attuale e quotidiana. Noi viviamo in un passaggio critico, ma dove il critico ha anche una sua accezione positiva, perché vuol dire sviluppo e sviluppo positivo, e stiamo passando dal cartaceo al digitale. Ma questo comporta tutta una serie di problematiche, che veramente sarebbe troppo lungo spiegare qui, ma che rende necessario l'apporto di personale assai competente. A questo proposito, recentemente abbiamo finalmente avviato quel processo di analisi di tutto il patrimonio documentale capitolino corrente e storico, quindi prodotto in questi anni e prodotto ultimamente, perché noi non abbiamo cognizione di in cosa consiste il patrimonio documentale capitolino. Quindi è stato avviato un processo di censimento sotto naturalmente l'egida del Ministero, del MIBAC, che ne ha competenza, perché questa è qualcosa che riguarda non soltanto i romani, ma riguarda logicamente gli italiani, i cittadini italiani, perché questo è patrimonio nazionale. Quindi stiamo parlando dei documenti che abbiamo protocollato questa mattina. Stiamo parlando dei documenti protocollati una settimana fa o qualche tempo fa. Abbiamo bisogno di personale che si impegni su questo. Abbiamo bisogno di personale capace di formare i loro colleghi. Non siamo riusciti ancora ad avviare i corsi di formazione perché mancano degli strumenti essenziali, perché manca quel personale capace di portare avanti questo discorso. Sappiamo che ci sono dei lavori, dei mestieri, delle professioni, lo vediamo in questo momento, di cui ci rendiamo conto quanto sono necessari soltanto nei momenti di crisi. Ecco, lasciatemi dire che il momento di crisi per quello che riguarda il patrimonio documentale capitolino è stato superato da molto tempo. Abbiamo bisogno di tanta, tanta energia per venire fuori da questa palude in cui il patrimonio è veramente galleggia da ormai troppi anni, e quindi chiedo veramente che sia fatto
fatto uno sforzo proprio in questo momento in cui le priorità sembrano altre, ma noi usciremo da questo momento di emergenza sanitaria e dobbiamo trovare un mondo capace di andare avanti sulle sue gambe. Questo è uno dei modi per riuscire a far funzionare meglio l'amministrazione capitolina. I dipendenti che già abbiamo sono straordinari. Abbiamo bisogno di qualcuno che li aiuti e che li sostituisca, perché molti ormai stanno andando in pensione. Grazie.